stavo dicendo, c'è anche nelle dimostrazioni su YouTube, per esempio, no? Ci sono bellissimi tutorial, quasi mai chi insegna non tiene conto del fatto che ci sono delle cose che per lui sono scontate, ma per cui quando disegnano fanno vedere il loro risultato senza spiegare come ci arrivano, come ci sono arrivati. Cioè, per prendere le proporzioni ci sono vari approcci, no? E possibilmente possibilmente ne servono più di uno. E purtroppo, chi disegna, la maggioranza delle persone che disegnano lo fanno in maniera istintiva, quindi hanno educato il loro istinto, perché si disegna con l'istinto, è vera questa cosa, che si disegna con l'istinto, con l'emozione, con tutte queste cose, però molti si dimenticano, si sono dimenticati di spiegare che l'istinto va addestrato, perché se no ti fa fare degli errori e ti fa prendere dei vizi che sono catastrofici. Quindi l'esperienza che ho fatto io personalmente è che se invece io insegno certe basi, che ne so, come si tiene una matita, come si prendono le misure, come si dà il volume e tutta questa serie di cos'è un tratteggio incrociato, è vero, tutti lo spiegano, però quasi mai, come dire, ti spiegano perché si fa quella cosa e in che maniera si approccia, o te lo danno come prescrizione, cioè lavorando con le persone vedo quello che stanno facendo, che sanno fare già e lavoro su quello persona per persona, no? Lavorando con le classi ho visto che le classi in studio, cioè quindi dal vivo, diventa complicatissimo fare questa cosa perché devi stare appresso a 5-6 persone, quindi giri fra tutte loro e non vedono quello che fai, no? Invece con delle lezioni fatte in questa maniera, che sono fruibili nel tempo, io ho il tempo di spiegare le cose, vedono come, ecco, per esempio, io no, quasi mai tengo la matita così, non disegno così, io disegno quasi sempre in questo modo, no? E la maggioranza delle volte addirittura la prendo da sopra la matita, perché questo mi permette di fare di fare linee sciolte e di trovare traiettorie in maniera molto molto più comoda. Per fare questo bisogna sapere che non si disegna. Infatti vi assicuro, diffidate dei tutorial di gente che tiene la matita in questa maniera, perché lavora facendo linee in questo modo, che chi sa disegnare chiama, questa è una matita molto, molto grassa, quindi molto grossa, chi sa disegnare chiama linea pelosa, la linea pelosa non serve a niente, perché, cioè, ho insistita, io la conoscevo come insistita, ma quando l'ho sentita definire da un disegnatore linea pelosa mi è piaciuto proprio, perché così non puoi disegnare un cerchio, per esempio, mentre un cerchio lo disegni molto comodamente in questo modo qui, no? Non si vede, scusate, mi sposto un po', ecco. In questo modo, no? E questo mi permette, per esempio, di tirare linee, di trovare, stavamo parlando di proporzioni della testa, di trovare, le proporzioni, di capire dove sono gli occhi, dove sono le, eccetera, eccetera, eccetera. Questa presa, così o così, quindi appoggiando, oppure addirittura così, che è ancora più sciolta, c'ha due vantaggi. Un vantaggio è che tengo le dita ferme e il polso fermo, perché non so se avete mai sentito dire che si disegna col gomito, cioè in realtà si disegna muovendo braccio e spalla, ok? E ci sono degli esercizi, casomai poi li carico, ci sono degli esercizi per fare questo tipo di, per avere questo tipo di rapporto con le linee tracciate, no? Questo permette anche di tracciare linee molto, siccome non insisti, di tracciare linee molto leggere,
Perché un'altra cosa che quasi nessuno dice, moltissimi dimostrano perché c'è un sacco di gente brava in giro, anche molto più brava di me, con certe tecniche specifiche, eccetera. Quasi nessuno dice che poi il disegno, una forma, non viene fuori dalle linee di contorno, ma viene fuori dal gioco del tratteggio. Ci siamo? Per cui io, per esempio, qui adesso posso cominciare a cercare, lo vedete che sto cercando una faccia. Labbro inferiore, labbro superiore, poi casomai preciso, e lo faccio con un gioco di chiaroscuro, non lo faccio tracciandolo, io non traccio mai un occhio, perché se io traccio un occhio, traccio un simbolo di occhio. E un occhio non è così, un occhio è un gioco di luci e ombre in un contesto di chiaroscuro. Per cui viene fuori, adesso sto un po' forzando la situazione, però viene fuori dal gioco delle luci e delle ombre. Non so se si vede quello che che sto facendo, vedete? Viene fuori da un gioco di luci e di ombre e di rapporti. Qui magari potrei mettere un'ombra perché qui ci sono c'è il sopracciglio. Adesso lo sto facendo un po' piccolino. Qui c'è lo zigomo. Ok? Per fare questo dobbiamo partire dalle forme fondamentali. Quindi quello sarà. Io adesso mi ero pure scritto tutto un appunto e siccome sono uno che divaga troppo l'ho spostato. Che cos'è questo? Cioè, qual è il rapporto? Cos'è che faremo? Quello che faremo fondamentalmente è questo, oltre appunto a questo tipo di. Ah no, la lista delle cose era che mi dovevo presentare, no? Allora, vedi già. Purtroppo io poi faccio tutte le cose scientifiche, eccetera, poi mi dimentico tutto perché sono piuttosto casinaro. Nelle dirette, forse chi è che mi seguiva su Twitch? Elena, no? Non so se ti è mai capitato di sentire qualcuno che mi chiamava il dottor Divago perché vago completamente, prendo delle tangenti a volte. Comunque, fondamentalmente è un corso, queste prime lezioni, ma poi anche le successive. Quindi sarà un percorso, come dire, a gradini, no? Progressivo, per cui lo può seguire chiunque. L'unica cosa fondamentale è fare gli esercizi, perché il disegno è qualcosa che si impara facendolo, un po' come andare in bicicletta. Io ti posso parlare all'infinito di teoria del ciclista, no? Ma se tu non prendi, sali sulla bicicletta e cerchi di pedalare e poi all'inizio fai solo pochi passi e poi mano a mano diventa sempre più fluida la cosa e poi che ti appassioni e a quel punto che poi ti appassioni e vuoi decidi diventare un ciclista, no? Quando passi dal fatto dal mi piacerebbe al sto disegnando e sto disegnando, ok, non sto disegnando tanto bene, però questa cosa l'ho imparata, adesso ci mettiamo appresso, ce ne mettiamo un'altra, eccetera, 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 e poi così viene fuori tutto il lavoro, insomma. Perché dico questo? Perché ho un'esperienza di, ormai ho una veneranda età e sono 50 anni che lavoro come disegnatore, illustratore e pittore, cioè ci vivo, mi pagano per farlo, il che è una garanzia, il fatto che ti paghino per fare qualche cosa è una garanzia che lo sai fare, perché se almeno, cioè che stai dando risultati, perché se no chi ti paga, no? Anche perché questo è un mestiere. Del quale io mi sono sentito dire, ma come ti piace tanto fare questa cosa, ti devo pure pagare, dovresti tu pagare me, me lo sono sentito fare da un imprenditore. Però, insomma, sono sempre riuscito a farmi pagare e quindi lo faccio di mestiere.
Per fare questa cosa di mestiere ho dovuto continuare a studiare, anche perché non ho mai fatto i percorsi classici di scuola, cioè non ho fatto il liceo artistico perché mi ricordo questa estate terribile dopo le medie nelle quali mia madre mi metteva davanti a gente, fra virgolette, esperta che mi spiegava che non era una strada da percorrere, che avrei fatto la fame, eccetera. Insomma, mi convinsero e mi indirizzarono a una scuola tecnica. Io non ho fatto, fortunatamente, devo dire, scuole d'arte, perché quelli della mia generazione hanno preso in pieno il 68 e tutte le teorie della fantasia al potere, eccetera, eccetera, per cui non si sono messi a studiare le basi del disegno. Il mestiere non lo sanno fare nessuno, ok? Io ho un amico, che era il mio compagno di banca alle medie, che ha fatto le medie con me, poi ha fatto il liceo artistico, poi ha fatto l'Accademia delle Belle Arti. Ha insegnato tutta la vita, è un coetaneo, quindi ha insegnato tutta la vita in scuole d'arte, licei artistici, eccetera. E adesso, quando ci guardiamo, lui è poi, peraltro, è anche molto bravo, mi chiama maestro lui a me, che a me sembra sempre una presa in giro. Però, tutto sommato, no, perché io so un sacco di cose che lui non immagina, perché me le sono andato a cercare da solo. Fortunatamente, quindi, in qualche maniera l'avversità di non aver potuto fare scuole d'arte mi ha costretto a darmi una svegliata. Per cui i primi quadri che ho venduto li ho venduti a 15 anni, a 23 anni ho cominciato a lavorare come aiuto scenografo, quindi disegnando scenografie, eccetera. Dipingevo, quindi vendendo quadri, infatti non ho quasi niente di quel periodo. E a 27 anni ho cominciato a fare l'illustratore per enciclopedie della Mondadori e via così, poi il mestiere fino a che da una decina d'anni dipingo e basta e insegno in studio disegno e pittura. Quindi ci siamo presentati. Adesso, per quello che riguarda i requisiti del corso, non serve niente, serve matita, fogli. Vi consiglio dei fogli A3 grandi oppure anche dei fogli questi da all'inizio. Questo vi serve, matita e carta da sprecare, perché un'altra delle cose che so con certezza è che si impara a disegnare sbagliando tanto. Ne parlavamo con Rita l'altro giorno. Ci hanno insegnato, prego? Parliamo tutte le volte. Sì, no, va bene, parliamo tutte le volte, però parlavamo proprio di questa cosa. Ci hanno insegnato un pessimo rapporto con gli errori. I nostri errori ci hanno spiegato e ci hanno cercato di dimostrare in tutte le maniere che i nostri errori sono colpe. Per cui uno dice: ah no, cerca di nasconderli, no? C'è la sindrome della gomma da cancellare, per cui fai una linea sbagliata, la cancelli, no? E invece quella linea invece la dovresti tenere perché quella linea ti permette di fare la linea giusta, perché ti dà riferimenti. Altrimenti la cancelli e rifai la stessa linea. È quasi un classico. Per cui è meglio non saper fare nulla per imparare a disegnare, si va più in fretta. Perché non vedevo, almeno con gli allievi con i quali lavoro, come dire, in maniera fissa, non gli devo togliere i vizi. Ci sono dei vizi che io metto anni. Io ho un architetto che viene, che ha fatto il liceo artistico, ha fatto poi architettura, comunque ha dipinto e disegnato tutta la vita, che per fargli prendere certe abitudini che sono, come dice, sono abitudini fondamentali per chi disegna, sono finito ai ferri corti a litigare, ma brutalmente. Cioè, ma ci ho messo un anno a fargli capire che quando fai un ritratto e non lo sai fare, è meglio che ne fai tanti piccolini, grandi così, nei quali fai gli errori, li fai in fretta e poi dopo passi a disegnare
la cosa, possibilmente senza ricalcare, ma accettando anche gli errori che possono venire dall'imprecisione del fatto che tu gestisci la mano, no, in questa maniera. Cioè, man mano che ti eserciti, più ti eserciti, più, come dire, i nostri sistemi automatici, che sono quelli che quando andiamo in bicicletta ci tengono in equilibrio, no? All'inizio non sappiamo come fare, ma poi la bicicletta ci porta. O quando guidiamo l'automobile, no? Non so se avete imparato a guidare l'automobile, che succedeva? Le prime lezioni era un panico tremendo, perché avevate là sotto tre, perché lo facevano apposta, no? Cioè, tu hai due piedi soli e loro ti danno tre pedali, no? Da gestire in contemporanea con una leva che non si sa bene dove deve andare e come dire, e quello che succede intorno, che sono macchine che ti tagliano la strada, cioè una macchina davanti e una macchina di dietro, e tu devi trovare la maniera di uscire da quella trappola, oppure devi trovare la maniera di infilartici. Cioè, tutta questa serie di cose sono cose che tu impari un pezzo per volta e poi diventano totalmente inconsce, no? Uno guida la macchina, intanto sta pensando ai fatti suoi. A meno che non si sta concentrando sulla guida perché si diverte a guidare, allora sta facendo le curve bene, non so se avete questo tipo di esperienze, eccetera. Quindi tutto questo funziona esattamente come c'era quel film: metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera. Perché lo faceva fare? Perché quei movimenti e quegli approcci costruivano delle abitudini che poi servivano, no? Perché quello lì diventavano metodi per parare oppure per colpire, cioè diventavano altro. Allora, noi cominceremo studiando un cubo. Studiando un cubo neanche in prospettiva, ma proprio base, base, base. E come faremo? Faremo questo, ci avremo una linea verticale che è lo spigolo davanti, una linea in diagonale da una parte, una linea in diagonale dall'altra. Qui ce ne abbiamo un'altra così, un'altra così. Vedete come traccio, no? Qui direi che mi va bene. Da quest'altra parte sto sbagliando apposta. Non è un cubo, è un parallelepipedo. E allora che faccio? Siccome so, lo vedo. Questa è l'altra cosa, che quando si disegna e si dipinge devi vedere le cose. Per cui dico no, è meglio in questa posizione. E poi questo è un altro, questo qui. Guardate che sto facendo, questo gesto mi permette, io sto costruendo una memoria muscolare, ok? Questa il mio corpo lo sa fare, quindi me la rifà. Ci siamo? Su queste le cose che nessuno spiega, che quando si disegna in questa maniera. Adesso il cubo è un po' troppo alto, secondo me, quindi me lo abbasso un po'. Tanto questo è un bozzetto, che mi importa. L'altra cosa è il magico uso della. Guardate, questa è la gomma pane, guardate come la tengo. Fatevi un ovetto, una delle prime cose che dovete fare è regalarvi un ovetto Kinder. Sì, tirate fuori, regalate la cosa, la sorpresa a qualche ragazzino, volendogli regalate pure il cioccolato. E poi però questo qui, siccome la matita è, questa forse è un po' troppo morbida adesso, però vabbè, usiamo questa. Siccome la matita è passata molto leggermente sulla carta, non l'ha incisa, cosa che sarebbe successa se avessi tracciato linee insistite, perché queste qui non le levi più, mentre queste spariscono immediatamente. Ok? L'altra cosa che questo approccio mi permette, poi adesso decidiamo un'altra cosa, è quando ho fatto questa qui non è il, adesso voi vedete una cosa deformata perché la telecamera la deforma, insomma, però va sicuro che è giusta la forma.
quello che volevo dire è questo. La forma non è definita dalle linee di contorno. Un vecchio pittore che io adoravo, perché tutte le volte che andavo gli rubavo un segreto quando lo andavo a trovare. Grande pittore, veramente bravissimo, eccezionale. Una volta mi diceva: vogliamo fare un corso? Sì, vorrei fare qualche lezione di disegno nel tuo studio. Guarda, una cosa che sarebbe interessante sarebbe questa: se io ho una forma, e faceva questa cosa, se io ho questa forma, questa è una forma, è piatta, è una frittella. Ci siamo? Per renderla visibile, la devo fare almeno un'ombra, no? Adesso la facciamo sfumare l'ombra. Ci siamo? Ma di nuovo, questa non è una forma, è una sagoma sollevata su un piano. Ci siamo? Perché diventi reale, deve succedere questo. Adesso c'è un volume. Ok? Se proprio voglio che diventi veramente reale, io qui adesso ho il problema del coso, che diventi veramente reale, la devo mettere in un contesto. Diciamo che adesso sta dietro c'è un piano, c'è uno sfondo. C'è un piano, si vede tutto? Sì. Ok, qui magari facciamo un po' di linee ed ecco che abbiamo una forma all'interno di uno spazio. È ancora però molto grafica, perché? Perché si vede la linea di contorno. Quando è che sparisce? Quando è che diventa veramente reale? Quando la linea di contorno sparisce, allora diventa proprio pittura, diventa rappresentazione della realtà. Chiaro che tutto questo sistema che vi sto raccontando è tutta una truffa, perché questo non è una forma tridimensionale. Come ci sembra, no? Noi guardiamo un fiore anche dipinto in maniera iperrealista, no? Cioè questi che guardiamo questo fiore dipinto in maniera iperrealista e ci sembra la rappresentazione della realtà. Anzi, guardiamo le fotografie e anche quello ci sembra una rappresentazione della realtà. Quando in effetti, se uno la gira, dice: oh, ma com'è piatta questa? Cioè, ah, questa è una. Sì, io vi vedo sullo schermo, no? Però se mi giro e vi vedo di traverso, lo schermo non esiste, non siete reali, siete una rappresentazione della realtà. Questo è il grande trucco di tutte le arti figurative: cinema, pittura, fotografia. L'unico che non è così è il teatro. Perché col teatro assistiamo a una liturgia di rappresentazione, è tutta un'altra cosa. Perché nel teatro sono coinvolte le persone, gli spettatori sono coinvolti. Infatti è un rito di catarsi, no? È un po' come la messa. Per le scenografie viene sempre usata una tecnica. Per le scenografie sì, ma lì c'è un corpo vero, tridimensionale, che si muove, suda. Urla.
cioè è tutta un'altra, e in realtà lì entrano in funzione tutte altre funzioni di empatia che nella pittura non ci sono, non funziona. Certo, poi la scenografia, ma la scenografia è un contesto fittizio. In realtà quello che conta in teatro è l'attore e la sua voce, come si muove e come interagisce col pubblico e come il pubblico interagisce con lui. Comunque adesso non mi fate divagare più di tanto, che sennò qui andiamo fuori. Dunque, volevo farti una domanda. Possiamo aspettarci quindi che anche nell'imparare a disegnare forme semplici, sospetto che ci guiderai a insistere sempre anche sugli sfondi e sulle ombre. Quello per forza, perché quando disegni non puoi disegnare un oggetto nel nulla. Un oggetto è sempre all'interno di un contesto. Anche se ci spieghi qualche tecnica di proporzione, probabilmente dico tu inserirai sempre questo sistema, insomma. Assolutamente sì, sempre, per forza, perché cioè, vi tradirei se no. Nel senso che, oltretutto, il contesto influisce sul soggetto. Quindi se tu hai un... non so se potete fare questa prova. Vi prendete una pallina di polistirolo bianca e vi entrate in una stanza dipinta di bianco e la guardate, vedete com'è. Poi vedete che a seconda di come è messa questa pallina rispetto alle fonti luminose, varia, no? Cioè il suo chiaroscuro. La sua reazione alla luce all'ombra, alla luce varia, per cui ci saranno delle zone esposte alla luce e delle zone invece protette dalla luce e quindi più scure. Poi prendete la stessa pallina e andatevene in una stanza dipinta di giallo. Vedrete un'altra pallina. Poi prendetela e andate in una stanza buia e illuminatela con una torcia elettrica. Vedrete un'altra pallina ancora. Cambiano completamente, quindi dipende dalle condizioni di luce, dallo sfondo, dal tono, dalla tonalità, quindi la tonalità sarebbero i colori, no? Dalla tonalità dell'ambiente esterno, per cui ci sono pittori che per fare i cieli, non hanno bisogno dell'azzurro, perché loro creano tutto il paesaggio con toni caldi, il cielo lo fanno di grigio e il grigio per interferenza con i toni caldi del resto del paesaggio risulta azzurrato. Non so se vi è mai capitato di vedere, cioè i colori cambiano addirittura i chiaroscuri. C'è un articolo, adesso non ve lo faccio, non ve lo tiro fuori, però casomai, allora articolo, ve lo segnalo su questo gruppo privato, no? C'è un articolo nel quale c'è una pallina grigia che gira da destra, non so se vi è capitato, su circolodarti.com, è uno degli articoli. Allora, la pallina è grigia, neutra, è un grigio neutro, a seconda di dove... E dietro c'è uno sfondo che va dal bianco, una sfumatura che va dal bianco al nero. Se sta sul bianco diventa grigio scuro, se va sul nero diventa quasi bianca, se va sul bianco diventa torna ed è la stessa pallina, cioè è la stessa forma. Ok? Quindi il contesto è assolutamente fondamentale perché interferisce con il resto della percezione. In più i nostri occhi si adattano costantemente a quello che vedono, per cui c'è tutta un'altra serie di questioni che non vi sto, se no mi date anche voi del dottor Divago e non voglio. Allora, quindi deciso, capito da dove viene la luce, diciamo che viene in alto a sinistra, che succederà? Che certe zone saranno più chiare, certe zone saranno mediamente scure, certe zone saranno molto scure. Con la matita come si rappresenta questa cosa? Esattamente come ho fatto qui, con una cosa che si chiama tratteggio incrociato. Il tratteggio incrociato funziona in questo modo. Uno fa, vedete come tengo la matita? La tengo distante. Addirittura c'è gente maniaca che ci mette anche una lunga matite.
Giuro, l'ho visto, c'è un'accademia a Firenze di disegno, loro lavorano con un carboncino particolare, molto duro, che si assomiglia alla grafite, e loro lavorano creando, vedete, sto usando il fianco della mina, per quello le mine sono sbucciate in questa maniera, perché gran parte del disegno e del chiaroscuro si fa con la mina sbucciata in questo modo. Il primo passaggio io lo faccio così. Il secondo passaggio, facciamo una piccola sfumatura. Il secondo passaggio, vedete, ho girato la direzione del tratteggio. La faccio così. Il terzo passaggio lo faccio così. Il quarto passaggio lo faccio così. E vedete che ho tirato fuori, vedete, una sfumatura. Ok? Come si usa? Si usa, facciamo finta che qui ci sia un ambiente, perché ne abbiamo parlato prima, anzi è lo stesso ambiente di questo birillo, solo che il birillo è illuminato da una direzione diversa. Vabbè. Allora, questo qui sarà così, quindi probabilmente avrà anche un'ombra portata. Adesso io sto usando un sacco di termini che vi spiegherò uno per uno, con esercizi specifici. Allora, diciamo che c'è un ambiente, questo è un cubo bianco in un ambiente grigio. Allora, cominciamo a dare il grigio. Adesso lo sto facendo in fretta, si può fare molto fine come ho fatto questo, però adesso è perché così mi accompagno un disegno veloce. Oh, le lezioni saranno praticamente in questo modo, parte delle lezioni saranno registrate e quindi io le commento in tempo reale insieme a voi, no? Oh, guardate che sto facendo, sto dando lo stesso grigio a tutto l'ambiente. A tutto il disegno, tranne la zona più luminosa. Ok, sto facendo molto in fretta, quindi è un po' poco preciso quello che sto facendo, però insomma, in qualche maniera. Dopodiché abbiamo detto che ci sarà una zona che sarà un po' grigia, l'ambiente è più scuro, lo sfondo, e allora qui già incrocio. Non so se vedete che queste linee di costruzione mentre lavoro con il chiaroscuro, col tratteggio incrociato, stanno un po' sparendo. E questo è voluto. Perché? Perché più spariscono e più l'oggetto assume un tono, un senso di realtà. Adesso, per adesso dovete fidarvi del mio racconto, ma facendo gli esercizi lo vedrete da voi. Quindi comincerete a fidarvi dei vostri occhi. Ci siamo, ma anche questa è più scura, no? E anche l'ombra portata, cioè l'ombra che l'oggetto fa, vedete quest'ombra qui? Cioè la mia mano impedisce alla luce di arrivare sul fondo, no? Quindi anche l'ombra portata sarà così. Poi, sicuramente, questa faccia la farei più scura. Probabilmente dovrei anche ripulire un po'.
anche ripulire un po' questo. Oh, allora, quello che vi sto facendo vedere è che la gomma pane è uno strumento di disegno, non è un attrezzo per cancellare le cose, ma è un attrezzo per creare. Facciamo finta che qui voglio mettere un riflesso luminoso. Vedete? Oltretutto, se io, siccome la modello la gomma pane, la posso trasformare in una specie di pennello che mi permette di fare sfumature. Tutte queste cose qui proprio le vedremo passo passo, una per una. A questo punto qui io ho un altro tipo di ombra, che è l'ombra di contatto, che è l'ombra che sta quando tocchi, no? Vedete qui quanto è scuro. Questa cosa qui diventa. Tutte queste cose, questa educazione al guardare, perché fondamentalmente il disegno, a parte un po' d'artigianato, è una questione di imparare a guardare le cose, no? Di guardare la realtà e di togliergli gli stereotipi, che è uno dei problemi di chi comincia a disegnare a livello dilettantesco, è che, oppure insomma comunque senza scuola, è che tende a riprodurre stereotipi e via così. Poi questo qui invece diventa, lo mandiamo nel fondo, il fondo magari lo facciamo poco poco più scuro. Comunque, come vedete, con tre passaggi questo qui è un oggetto tridimensionale, ci siamo? Ok, questo è quello che faremo. Allora, all'inizio ci educheremo a rappresentare forme tridimensionali avendo coscienza, in questo caso, della luce e dell'ombra. Una cosa che vorrei fare è cambiare tecnica, per cui a volte lavoriamo con le matite, altre volte lavoriamo con il carboncino, anche se è abbastanza complicato da usare, oppure usiamo matite colorate, cioè, oppure usiamo anche addirittura, perché no, acquerello, oppure tempere, oppure pasticciamo, però sempre concentrando l'attenzione su queste basi fondamentali. Questo è un po', questa è la mia promessa, perché a volte può essere, dice, vabbè, ma sempre la matita è noioso, vabbè, cambiamo, io non ho problema, possiamo fare le stesse lezioni in pittura olio, per No, capirci. è complicato, aspetta. Che cosa? No, Aspetta, l'olio è complicato. no, 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 non lo è. Non lo è per niente. Dipende da come lo usi. Dipende da che. Allora, la pittura e il disegno sono esattamente la stessa cosa. Cioè, saper guardare e saper gestire artigianalmente certi attrezzi, ok? Ma se sai guardare, l'attrezzo ti segue. Questo ce n'ho infinite prove. Cioè, come dire, se sai com'è che si guarda, il resto viene da sé. Un'altra delle cose che andremo a esplorare sicuramente, perché ho visto che proprio ho visto persone aprire finestre nella mente di persone, è che allora c'è tanti che vanno in studio da pittori classici, dice, voglio imparare a dipingere, ah, benissimo, guarda, questa è una mela, ti mettono lì una mela e dicono, dipingila, ok? E uno comincia, fa pastrocchi, non controlla, eccetera. Sono un po' carogne questi pittori, perché non ti danno immediatamente alcune conoscenze, anche perché probabilmente loro ce l'hanno istintive, a furia di provare hanno capito certe cose, che però non le hanno decodificate. Allora, fondamentalmente, quando disegni, tu. Allora, è uno stato di assenza di coscienza, nel senso, sei tu e l'immagine che si sta creando sotto i tuoi occhi. No? E il bello del disegno e della pittura è quello, no? Non so se siete d'accordo con me.
Si ferma il tempo, tu stai lì e vedi che nasce una cosa dalle tue mani, no? E quello è il gioco, no? È la bellezza di questa storia. Quando ci aggiungi l'osservazione della natura, se sai come guardarla, stai anche imparando un sacco di cose. Cioè, Leonardo da Vinci era uno scienziato perché osservava la natura. Gran parte delle grandi rivoluzioni dell'arte nell'arte figurativa nascono in periodi nei quali osservavano la natura. Io parlo del periodo classico greco, no? Il naturalismo era assolutamente fondamentale, che derivava dall'osservazione della natura. E quando è che c'è stata la grande rivoluzione successiva? Nel Rinascimento, che facevano i pittori? Guardavano la natura, ok? Quindi guardare la natura è già di per sé capire come funziona una foglia, come funzionano le nervature, perdercisi dentro, già quello è una lezione infinita di bellezza e di realtà e di godimento spirituale, personale, insomma, se non spirituale. Allora, per tornare alla nostra mela, la mela c'ha una forma, diciamo che c'ha una forma così. E fino a qui io ci sto. Ci siamo? Però una mela non è solo quello, c'è una struttura. E la capiamo la struttura se la dividiamo in spicchi. Ovvero, una delle cose che c'è è che c'è un avvallamento. Dividiamola a metà. Se io la mela la divido a metà, ottengo questa cosa. Cioè c'è un avvallamento e dietro c'è qualcosa. Ci siamo? Se poi taglio un altro spicchio, succede questo, poi un altro spicchio succede questo, un altro spicchio succede questo, un altro spicchio succede questo, poi c'ho questo, poi ho questo, anzi sì, in effetti sarebbe meglio fare così, poi ho questo, poi ho questo. E poi ho questo. Ci siamo? Lo vedete o no che già la capisco com'è fatta una mela molto meglio? Se poi vado a tagliarla pure in orizzontale, ci siamo? Conosco la struttura della mela e a quel punto, se decido che la luce va così, so dov'è che la luce ci sarà e dove invece non ci sarà. Ci so la struttura, perché la so guardare la mela. Ci siamo? Francesca, vedo la tua faccia molto perplessa, perché? Perché è illuminante dividere la mela in questa maniera. Ti fa capire. Sì, ma tu puoi dividere in questa maniera un volto, puoi capire, quindi capisci le strutture del volto, puoi dividere un peperone, cioè, per esempio un peperone come ha fatto? Un peperone è una roba strana, eh. Perché nel momento in cui la dividi così assume già Lo una capisci? È significanza. chiaro, è chiaro. E questo, quelle carogne non te lo dicono. Probabilmente perché non, cioè perché lo sanno senza saperlo. È un po' come dire, sanno come si attraversa la strada, ma balla a spiegare come si attraversa la strada. Allora, il problema di insegnare a disegnare è un po', è lo stesso problema che si ha cercando di insegnare per telefono a qualcuno allacciarsi le scarpe. È una roba complicatissima. Invece, come gliele insegni? Guidandogli le mani. Ok? Questo è quello che si fa con me, insomma. Io ho studiato, è come dire, io più che a parte so disegnare e dipingere, ma mi sono posto il problema di come si fa a trasferire
quel tipo di le informazioni istintive agli altri. Ok? Problema che i grandi pittori non avevano, perché i grandi pittori cercavano di non farti conoscere i loro trucchi, no? C'è un bellissimo brano di un testo scritto da Salvador Dalì che dice che darebbe una mano e anche un braccio per conoscere qual era il medium che usava Rubens per riuscire, perché Rubens fece una rivoluzione. Praticamente lui consegnava in 2 mesi i quadri, opere anche grandissime, su tela a olio, che gli altri, siccome ci sono delle particolari procedure nella pittura a olio, non potevano consegnare se non dopo un anno e mezzo, perché bisogna fra uno strato e l'altro, normalmente, lasciar passare mesi. Quindi tu fai un primo abbozzo, lasci passare 2 mesi, poi ci rilavori con una seconda stesura, lasci passare altri 6 mesi, poi vai alle velature e fra una velatura e l'altra devi lasciar passare almeno 2 o 3 mesi. Poi, oltretutto, in dipendenza del tipo di pigmento, perché a seconda della sostanza chimica che usi per colorare, certe sostanze chimiche rendono più veloce l'essiccatura e certe sostanze chimiche, pigmenti, cioè polveri, quelle colorate, la rallentano a seconda della composizione chimica loro. Però Rubens riusciva a consegnare quadri che non cadevano, ancora stanno su, quindi perfettamente, usando un suo medium segreto, il cui segreto si è portato nella tomba, non l'ha detto a nessuno. Ok? Allora, bottega dal pittore, chi voleva imparare, che stava, entrava perché lo mettevano a macinare i colori dei maestri, a portarglieli, a fargli gli sguatteri, a pulire i pennelli, a fare queste cose. E poi stavano lì cercando di rubare il mestiere. Rubare il mestiere è quello. Tu sei sveglio con le antenne e cerchi di cogliere quello che il pittore faceva. Per cui è anche naturale che non te lo spieghino, però, come dire, adesso siamo in un'altra epoca. E essendo mio posto il problema per scommessa, perché ho cominciato a insegnare a disegnare per scommessa con persone alle quali io dicevo: guarda che chiunque può disegnare. E dice: no, non è possibile, vogliamo scommettere? Scommettiamo che in 3 mesi io ti faccio disegnare. E in 3 mesi lui disegnava, perché capiva questi passaggi, come facevo io, come ho fatto io. Mi sono andato a studiare com'è che le persone imparano. E le ho applicato questa cosa appunto, ho capito che se io devo insegnare a qualcuno a fargli ad allacciarsi le scarpe, gli devo guidare le mani, devo essere lì fisicamente. E non glielo posso insegnare per telefono, quindi non glielo posso insegnare con un libro, non glielo posso insegnare con un trattatello, glielo devo far vedere. E gli devo spiegare quello che sto facendo, perché il più delle volte non è capita questa cosa. Il più delle volte nessuno sa che cos'è che sto facendo io adesso, in base a che memorie visive io sto lavorando e come è successo e perché questa qui è una mela sospesa nel vuoto e non può esistere se non gli creo un'ombra che mi dà il senso di un piano che la sostiene, oppure nessuno capisce se io ragiono su un grappolo d'uva steso in piano, no? Io in realtà non ragiono su un grappolo d'uva, ma ragiono prima di tutto, scusate, non si vede, ragiono prima di tutto su un salame. Dicevo, che c'entra un salame con un grappolo d'uva? E c'entra, perché poi quando comincia ad andare a creare, al salame intanto c'ha dei movimenti, mettiamolo qua, vediamo su un'altra posizione. Allora, un salame storto, ok? Un grappolo d'uva si ragiona in questa maniera qui, perché
Perché c'ha una struttura come la mela, anche il grappolo d'uva, anche se è fatto di tanti acini. Per cui la forma è assolutamente complessa, ma ancora non è chiaro che cosa succede. Allora io devo andare, vedete che mi ero fatto queste linee un po' come in questa maniera. Devo andare a capire i profili di quello che succede ci siamo? E poi a questo punto diventa abbastanza più semplice capire come si muovono i vari acini, cosa sta davanti, cosa sta dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Sono riuscito a spiegarmi e a fare un disegno che abbia un senso di qualche tipo, oppure ho confuso le idee prima di tutto a me stesso. Datemi un... è chiaro quello che sto facendo o no? Ok, va bene. Perché a volte cominci a avere dei dubbi mentre fai questo tipo di cose, perché sto facendo uno scarabocchio ignobile e quello mi dà un po' di preoccupazione. Perché tutto questo lavoro per guadagnare la vostra stima fino adesso rischia di crollare di fronte a questo grappoletto d'uva. Perché mi è venuto in mente non lo so neanche io, però ok. Ecco fatto, questo è quanto è che adesso torno alla mia lista che mi ero fatto intelligentissima. Struttura del corso, la struttura del corso mi sembra di aver più o meno spiegato. Come insegno mi sembra che si vede. Allora il corso sarà basato su video. Fondamentalmente io o faccio delle cose che mi sono preparato prima davanti a voi durante le lezioni, almeno di una parte della lezione, perché l'altra parte, dopo la prima, sarà legata a quello che avete fatto voi. Quindi ragioniamo su quello che avete fatto, faremo delle osservazioni, su cosa va bene, fondamentalmente su cosa va bene. Gli errori cerchiamo di capire come aggirarli, eccetera. Quindi ci sarà un feedback. Poi ci saranno domande e risposte vostre, che penso, spero di avervi un po' chiarito come funziona la storia. Come si paga questa cosa? Si paga pochissimo, perché queste lezioni, credo che abbiate intuito che il tipo di qualità io insomma sono un po' presuntuoso, ma non tantissimo da non rendermi conto che sto insegnando cose che normalmente non vengono insegnate in un modo che normalmente non viene fatto, no? Per cui la cosa migliore secondo me è che vi abbonate a Patreon, così voi sapete com'è. Ho aperto un forum, non so se siete riusciti ad entrare, più o meno tutti. Chi peraltro è già iscritto a Patreon entra nel forum. Voi quando entrate nel forum potete entrare nella parte pubblica, che peraltro poi verrà ampliata perché forse riesco a stabilire delle collaborazioni con altri pittori, amatori, eccetera. Quando vi iscrivete voi in particolare, io do il permesso per l'accesso alla parte dedicata al corso. Che cosa succederà? Se siete iscritti a Patreon e vi abbonate al livello da 15 euro al mese, avrete l'accesso a tutti i filmati che io questo qui lo carico anche su Patreon. Questo poi credo che lo metterò. Anche se voi non sarete viste, si vede solo la mia faccia e me che parlo da solo. Però insomma, avrete tutti i filmati di tutte le lezioni che sono state fatte finché siete iscritti a Patreon. Quando rimanete chiusi, Patreon vi chiude fuori.
Però le lezioni, gran parte delle lezioni, saranno anche appoggiate sul forum, quindi voi continuate ad avere accesso a quelle lezioni. Io le metto in due posti, su Patreon per chi continua a seguire il flusso delle lezioni, se no chi ha, come dire, si è abbonato e si è preso 2 mesi avrà le 8 lezioni alla quali ha assistito e alle quali ha partecipato, insomma. Questo è quanto. Di nuovo, si può fare con Patreon, oppure si può fare direttamente o pagandomi con PayPal o pagandomi con un bonifico o caricando la mia PostePay. Ho scritto tutto sul gruppo, peraltro, quindi voi siete a posto. Sentire bene. Però, insomma, mi sembra abbastanza chiaro tutto, no? Sì. E con l'abbonamento a Patreon, quindi poi si ha accesso anche a ulteriori contenuti, mi sembra di Tutti i capire. contenuti, certo, allora avrai accesso per adesso ho cominciato il terzo capitolo di questo libro qua e lo sto Benissimo. traducendo. Quindi questo è quanto. Anche lì poi successivamente probabilmente comincerò a fare, perché vorrei studiarlo io quel libro, quindi comincerò a fare gli esercizi che il libro propone. E quindi vi vedete gli esercizi fatti da me e subirete quello che io capisco di quello che sto imparando, perché non si finisce mai, eh? Non si finisce mai. E peraltro quello è il bello di questi mestieri, no? Essendo ormai 10 anni che insegno disegno e pittura in studio, c'ho un sacco di, sì, insomma, il materiale non mi manca. Quindi fra improvvisarlo e farlo, faremo. Più avanti saranno delle, cioè progressivamente saranno delle cose sempre più, credo, interessanti, no? Perché poi cominceremo a ragionare sul volto, oppure su come si muove il corpo, oppure qualche punto riferimenti al paesaggio. Magari a quel punto cominciamo a giocare con le tempere piuttosto che con gli acquerelli, piuttosto che con pastelli, piuttosto che con i pastelli a cera. C'era una cosa che mi piaceva tantissimo. Ho scoperto che i pastelli a cera dei bambini sono uno strumento eccezionale. Ci si fanno delle cose incredibili se non si sfregano, no? Se si usano, come dire, con criterio. Perché vorrei un po', vorrei giocare, ecco, non vorrei solo fare le lezioni, cioè vorrei esplorare un po' cose insieme a voi. Accompagni di viaggio, ok? Allora, adesso mi avete conosciuto, avete visto che sono un tipo poco raccomandabile, però disegno bene e insegno anche bene. Per cui vedete voi. Un'altra cosa il corso sarà, specie la prima parte, diciamo almeno una decina di lezioni, saranno basate su quei modelli di quell'articolo, nel quale peraltro, se non l'avete notato, ci sono molte di queste strutture. Però finché non vengono spiegate, non l'aggancia, no? Però una volta che ha capito come si usano, direi basta, vi lascio tornare alle vostre vite e fatemi sapere come procedere. Comunque metterò un modello da fare per la prossima lezione. E probabilmente vi mando anche non disegno fatto così, insomma, questo l'ho fatto mentre parlavo, e per cui invece mi concentro un attimo e faccio un cubetto come Cristo comanda. Allora ti Ok? stai già dando i compiti. Prego? Sto già dando compiti, perché bisogna lavorare, dovete disegnare, ragazzi, se no non si impara, eh. Quindi adesso quello con la dispensa ci lasci una dispensa da copiare?
Allora, metterò nel gruppo un cubo da fare, niente di che. Un cubo bello fatto benino, oppure anche due o tre forme geometriche semplici, cubo, sfera, cono, cose così, però che dovete cercare di farle al meglio possibile usando il chiaroscuro fatto bene. Un po' ve l'ho accennato, all'inizio non verrà bene, ci torneremo, vi farò vedere quali esercizi possono, però la prossima volta vedremo quali esercizi possono essere fatti, come va temperata una matita, poi più o meno l'avete visto come va temperata una matita, no? Eccetera, eccetera. Metterò anche un link alla dispensa che io mando agli iscritti dei corsi sia di studio che il tipo di materiale che io suggerisco per iniziare, che sono una serie di matite come queste che sono mediamente buone, non sono il massimo, però insomma ci si può lavorare. E le gradazioni, con tutte queste gradazioni qui che servono, e via così. Le lezioni, se ci siete, bene, perché comunque così interagite e chiedete, e se non ci siete, le avrete registrate, quindi non c'è problema. E poi, parlando o sul forum o sul gruppo, andremo ad approfondire le cose, chiaramente se uno ha una curiosità, eccetera, si chiarisce tutto. La dispensa nella quale metto tutto il materiale, che sarebbe matite, certe matite colorate, la gomma pane, tutto quanto quello che serve, è un suggerimento e non è indispensabile. Potete cominciare con quello che avete, immagino che più o meno tutti voi avete qualcosa per disegnare, giusto? Bene, Esattamente. è stato un piacere, vi saluto. Ciao, Ciao, state grazie. bene, ciao.